Oh, eccoci qui, buongiorno, buongiorno. Inizia la terza settimana del Bulgaro del Mattino qui sul podcast live di Spazio Tech. Oggi è martedì 30 ottobre, l'ultimo martedì di ottobre, e dopo una giornata praticamente che sembrava la guerra dei mondi ieri qui a Milano, sembra un po' essere migliorato il tempo. Vediamo, speriamo che regga, eccetera. Iniziamo questi 15 minuti di chiacchierata. Vi ricordo live su Spreaker. Seguite quindi il profilo Spreaker di Spazio e Tech, dove potete rimanere aggiornati sulle live e poi seguire tutti i podcast che rimangono salvati. E poi ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale YouTube, sempre di Spazio e Tech, dove trovate tutti i nostri video e dove i podcast che state ascoltando adesso, per esempio. Una volta finita la live vengono pubblicati automaticamente. Di cosa parliamo oggi? Di cosa parliamo oggi? Parliamo di un lancio, perché a differenza di settimana scorsa, quando diciamo il bello della diretta si parlava di rumor del Mi Mix 3 di Xiaomi, rumor che un po' sono stati confermati, un po' sono stati subito smentiti, dato che praticamente 5 minuti dopo la diretta è avvenuta la presentazione. Proprio avessi aspettato un attimino andare in diretta, vabbè. Però in questo caso invece si sta parlando del lancio di un altro prodotto sempre cinese, però è stato lanciato ieri e quindi possiamo farci una chiacchieratina in tranquillità, perché tutto quello di cui andiamo a parlare è tutto già stato confermato, perché è tutto realtà. Qui a Milano ieri OnePlus ha fatto la presentazione ufficiale del OnePlus 6T. Giorgio, il nostro caro Giorgio, è stato presente. Infatti su YouTube potete già trovare anche il nostro video hands-on, e quindi potete andare anche dopo aver finito di ascoltarmi. Mi raccomando, non andate subito adesso. Potete andare a gustarvi anche qualche immagine video dall'evento di questo nuovo dispositivo. E diciamo che cosa si può dire di questo device? Bene o male, dal punto di vista estetico, tutto confermato rispetto a quello che ci si aspettava prima. In poche parole, è come un, diciamo, è un upgrade estetico, soprattutto la parte frontale, che va a seguire quello che era l'Oppo R17, come tutti ci aspettavamo, ovvero un totale abbandono del concetto di notch per come era stato pensato e strutturato fino ad oggi, passando a quello che ovviamente che si è già anche visto su, come detto anche per esempio su Oppo, si è già visto su altri dispositivi, ma quindi ha un design a goccia che quindi tende a minimizzare quello che è l'impatto all'interno del display del dispositivo del ritaglio per la fotocamera. Ovviamente questo implica che, diciamo, in questa zona ci sia solo la fotocamera, non ci siano altri sensori particolari come possono essere un sensore infrarossi per migliorare lo sblocco con il volto, per esempio quando c'è buio, o magari anche semplicemente qualcosa di un pochino ulteriormente evoluto, un po' come anche su Oppo Find X. Oppure partendo dagli inizi come su iPhone 10, quindi qualcosa per uno sblocco 3D molto più sicuro e preciso. Quindi sul fronte, diciamo, ovviamente la cosa che si nota di più è l'upgrade dal punto di vista di estetico. Il display è un display AMOLED da 6,41 pollici, con diciamo un rapporto 19,5 noni, che è un po' il classico di questi dispositivi. Con quasi tutto il display sul fronte, quasi borderless, dico quasi borderless perché al netto del notch ormai a goccia piccolissimo, c'è ancora un piccolo chin nella parte bassa che è ridotto, notevolmente ridotto rispetto a OnePlus 6, quindi questo permette di aumentare la diagonale del display, però comunque risulta semplicemente ancora un pochino più spesso rispetto a quelle che sono le cornici di tutti gli altri lati del dispositivo. Corning Gorilla Glass 6 sul fronte. Diciamo che dovrebbe supportare al meglio quello che è la resistenza di questo dispositivo. E poi, diciamo, sottolineiamo il fatto che con questo tipo di notch non si possono introdurre
supporti alla fotocamera per migliorare lo sblocco con il volto, e quindi cos'è, una limitazione questa? Non proprio, perché su questo OnePlus 8T la cinese OnePlus ha pensato bene di introdurre per la prima volta nella sua linea di prodotti il lettore di impronte digitali sotto il display. Si chiama Screen Unlock e a detta di questo del produttore è la tecnologia più veloce per quanto riguarda lo sblocco con l'impronta digitale sotto il display, che dovrebbe sbloccare in solo 340 millisecondi, quindi uno sblocco praticamente immediato, soprattutto sul frontale, che rende praticamente superflua l'assenza di supporti allo sblocco con il volto, a meno che ovviamente d'inverno voi non abbiate dei guanti e quindi non possiate sbloccare con l'impronta digitale. Per quanto riguarda l'hardware di questo dispositivo, nessuna sorpresa, tutto quello che ci si aspettava da OnePlus 6T, ovvero un 845 di Qualcomm come processore, affiancato a ben 8 GB di RAM. Inoltre sono state introdotte nuove funzionalità a supporto anche delle performance, come lo Smart Boost, che dovrebbe migliorare del 20% la velocità di avvio a freddo delle applicazioni, quindi non solo una volta che sono caricate in cache una dinamicità e una velocità massima per quanto riguarda la navigazione in multitasking, ma anche proprio da totalmente chiuse un miglioramento nell'apertura di queste. E poi anche il classico fast charge di OnePlus per quanto riguarda il supporto alla batteria da 3600 mAh, che oltre a migliorare quella che è la velocità di ricarica, è stato migliorato anche per quanto riguarda il mantenimento della batteria. E poi quindi diciamo che si dovrebbe riuscire ad avere un'intera giornata di autonomia con solo una mezz'oretta di ricarica, quindi ottimo lavoro sempre per quanto riguarda questo frangente da OnePlus. Per quanto riguarda le fotocamere, anche qui c'è stato un ottimo lavoro da parte del produttore, soprattutto per quanto riguarda quello che è il lato software. Sul retro rimangono le doppie fotocamere, se non sbaglio dovrebbero essere una 16 megapixel e una 20 megapixel, se non sbaglio, e se non erro tutte e due con apertura f1.7. Perché dicevo dal lato software? Perché sono state introdotte delle modalità di scatto, una che si chiama Nightscape e una che si chiama Studio Light, che sfruttano le doppie fotocamere e sfruttano la potenza anche del processore per migliorare la gamma dinamica e ottenere, per esempio, nelle situazioni di scarsa luminosità dei risultati, degli scatti molto chiari, ricchi di contenuti, ricchi di dettagli e ovviamente con meno rumore. Per quanto invece quella che viene definita Light Studio è stata concepita insieme al fotografo e artista Kevin Abosch, spero si dica così perché non mi ricordo la pronuncia di questo nome, con una funzione apposita di riconoscimento del volto, con la messa a fuoco eccetera, va un po' a regolare la luminosità lato software e anche ovviamente lato un pochino hardware, con quanto riguarda, che in realtà poi è sempre software, dato che comunque si tratta di otturatori digitali e non analogici, quella che è l'illuminazione del volto, simulando quindi l'essere in uno studio professionale, quindi un'illuminazione professionale per delle foto in studio. Anche l'HDR ovviamente è stato notevolmente migliorato, come anche la modalità ritratto, però qua si tratta i soliti aggiornamenti che la Oxygen OS, che spinge questo OnePlus 8T, porta con sé e a supporto dei nuovi dispositivi. Rimanendo sulle fotocamere, il
4K registra 60 fps, quindi ottimo risultato per quanto riguarda i video di questo OnePlus 8T, e con uno slow-mo che arriva a 240 fps nel Full HD e 480 nel 720p. Si poteva fare forse qualcosina di più, però vabbè, probabilmente su OnePlus non c'è stato un eccessivo focus per quanto riguarda lo slow-mo, come per esempio su altri produttori quali Samsung per esempio, o anche Sony. Vi chiederete però adesso ma quali sono le varianti che arrivano da noi e a che prezzo, se non vi siete ancora ben informati sul web dalle notizie che sono arrivate ieri dall'evento e dai comunicati. Allora, in Italia sarà disponibile dal 6 di novembre, quindi praticamente da subito, ieri è già preacquistabile su Amazon, quindi è un dispositivo che è già disponibile all'acquisto con consegna il 6 di novembre. Arriverà la Midnight Black e la Mirror Black, che sono come quelle del OnePlus 6. Le versioni saranno per la Midnight Black 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, oppure c'è anche quella da 256, mentre stiamo la stessa cosa anche per la Mirror Black, che 8 GB di RAM 128, o se no, ah no, è vero, 6 GB di RAM 128, quindi diciamo un po' differente per quanto riguarda i tagli di memoria. I prezzi sono per la Mirror Black 6 GB 128 a 559 euro, mentre invece entrambe le versioni da 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM sono a 589. Quella un pochino più cara, che supera la soglia dei 600 euro arrivando a 639 euro, è la Midnight Black 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Quindi un dispositivo, comunque, riassumendo, decisamente interessante, che diciamo, partendo da un'ottima base che era il OnePlus 6, sia per quanto riguarda un grande miglioramento rispetto al passato per quanto riguarda le fotocamere, ma soprattutto settando quello che è uno standard di performance, rapidità e fluidità nel mondo Android, che praticamente neanche i Pixel riescono a raggiungere, è riuscito a migliorare sia dal lato estetico con questo nuovo nuovo, perché è nuovo per la famiglia OnePlus, ma non è nuovo nel mondo digitale, sistema di estetico del notch, quindi con questo notch a goccia, e poi il miglioramento per quanto riguarda le funzioni. Fotocamera, prima di tutto, abbiamo detto, molto migliorata, la doppia fotocamera posteriore, ma soprattutto l'introduzione di piccoli dettagli hardware, come per esempio lo sblocco dell'impronta digitale sotto il display, che vanno ad impreziosire e ad arricchire questa offerta. Quindi un dispositivo che comunque, bene o male, rimane abbastanza allineato a quello che erano i prezzi di lancio dei OnePlus passati, forse qualcosina di più se non sbaglio, eravamo più allineati ai 500 più che ai 560, però non tanto di più, però diciamo si rimane un po' sull'idea solita di OnePlus, che non mi fa proprio impazzire, ovvero di aggiornare la propria linea di prodotto ogni 6 mesi, con la versione base e la versione T, cioè con la versione T che va completamente a sostituire la versione base, e quindi a ridurre, a dimezzare il ciclo di vita di ogni prodotto, che normalmente per tutti gli smartphone si setta intorno all'anno, per OnePlus si setta un po' intorno ai 6 mesi, un po' l'errore che fa anche Sony, che lato aziendale, che devono vendere dispositivi, vabbè, a loro chi se ne frega, tanto meglio, spingi ad aggiornare di più. Però per chi acquista un dispositivo, per chi si era comprato un OnePlus 6, adesso si trova con un dispositivo che non è vero che è obsoleto, perché è comunque un dispositivo a livello di performance, a livello di materiali, è sempre al top, ha sempre il suo valore, però dal punto di vista commerciale è un dispositivo che ormai è già outdated, quindi è già stato superato, è già stato sostituito, è già stato proprio, è direttamente quasi fuori produzione. Cioè abbiamo il OnePlus 8T che l'ha sostituito in tutto e per tutto, quindi questa qui è un po' una cosa che mi lascia sempre un po' l'amaro in bocca di OnePlus. Non so se siete d'accordo con me con questa considerazione,
Fatemi sapere se anche voi siete entusiasti di questo OnePlus 6T, nonostante questa maledetta gestione commerciale che OnePlus sta tenendo da tanti anni, da quando sono iniziate le versioni T, ovvero praticamente da sempre. Fatelo sapere sia nei commenti su Spreaker che nei commenti su YouTube se mi state ascoltando lì. Per adesso il bulgo del mattino è finito, non mi resta che salutarvi, ci vediamo alle 8.45 giovedì.